Allora, avete sentito il promo domani sera al Teatro Italia, un grandissimo, splendido nostro teatro romano, va in scena una commedia alla quale teniamo molto per due motivi. La prima perché è divertentissima, la seconda perché annovera quattro grandi signore dello spettacolo italiano. Nella circostanza sono Mita Medici, Sandra Milo, Lorenza Guerrieri e Laura Troscella. Noi questa mattina abbiamo Mita Medici che le rappresenta tutte. Evviva, evviva! Buongiorno! Buongiorno! Ciao a tutti, grande, questo bel sole romano. Bellissimo sole romano, sì. E alla vigilia di questo spettacolo, sì, che è straordinario, si chiama Last Minute. Last Minute, sì, sì, perché è un viaggio Last Minute, tanto per gradire, sì. E guarda caso che si svolge dove? Su una nave da crociera. Hai capito, hai capito, l'inferno vero proprio. Prima di tempi, sì, sospetti, molto, sì, prima, e quindi così è un po' una combinazione, e su questa nave per fortuna quel tipo di cose non accadono, ma ne accadono tante altre fra queste quattro amiche che si ritrovano dopo anni e anni, dalla scuola, dall'istituto proprio, medie, superiori, eccetera, e quindi sconosciute, quattro sconosciute in realtà, no? Sì. Perché insomma si cambia molto, la vita ci ha cambiato naturalmente. Però amiche fra virgolette, perché poi vengono fuori antichi livori, rancori e l'inferno proprio, no? Viene fuori di tutto, sì, viene fuori di tutto in maniera divertente, divertita soprattutto, ma poi questo è forse l'unico modo per poi, come si dice, aprirsi un varco verso un'amicizia vera, sì, nuova, sì, sì, perché insomma dicendosene di tutti i colori come spesso accade, poi sai le donne quando si ritrovano un po' di donne insieme può succedere di tutto. Nessuno è più feroce di quattro donne messe insieme. Ma poi che donne effettivamente, nel senso sia come personaggi che come persone. Io una cosa che alla quale tengo molto è che ho scoperto veramente delle umanità bellissime, bellissime, tre colleghe, qua la quarta sono io, sì, tre colleghe meravigliose che devo dire non così, sai, si ha un po' il timore quando ci si ritrova con persone, ci conoscevamo un po' tutte, sì, naturalmente, però diciamo in maniera approssimativa. E quindi si ha il timore di non trovarsi, ecco, come si dice, di non avere armonia, di non avere armonia, invece in questo tipo poi di lavoro, nella commedia, questo tipo di commedia, anche quella è proprio una tu in più per lo spettacolo, e devo dire che credo che sia nata veramente una quadruple amicizia molto importante. Io poi, come ho detto prima, sì, vi racconto di quattro signore dello spettacolo italiano che non abbisognano di alcuna presentazione, perché Sandra Milo si racconta da sola, sì, così come la Lorenza Guerrieri, così come la Laura Troscella, insomma, ognuna ha un percorso. Un percorso, no? Infatti anche molto diverso l'uno dall'altro, certo, infatti, sì, ecco, i vari, cioè i dubbi quando ti propongono un lavoro, è anche quello, perché insomma è chiaro che uno, insomma, prima di accettare un'offerta di lavoro, una cosa, insomma, pensa a tante cose che siano rispettose di una di tante scelte che si sono fatte nella vita, e chiaramente invece è proprio questo, è il nostro, si può dire che è veramente uno spettacolo fra virgolette multietnico, perché veramente portiamo dentro questa diversità che poi si tramuta invece in una grande solidarietà, in una grande scoperta di tante cose in comune. E poi c'è anche un altro aspetto che credo, amici in ascolto, coinvolga noi tutti. E qual è l'aspetto? È quello di ritrovarsi ad un certo punto in luoghi angusti dai quali non puoi uscire. Io e la signora Medici queste esperienze nella nostra vita le abbiamo vissute più di una volta, con una ferocia no, che non è raccontabile, non è raccontabile. No, è vero, perché è lo spazio, è il ristretto che ti obbliga in qualche modo a essere a contatto proprio di gomito per 24 ore su 24, può essere molto pericoloso.
sono, diciamo, molto pericoloso, sì. Però insomma ti dà anche la possibilità poi di esprimerti, non so, devo dire, per me una grande scoperta è stato questo spettacolo, non so come dire, confesso che intimamente, adesso che l'abbiamo rodato, perché abbiamo fatto un po' sì. di giri, di cose eccetera, sì. Io mi diverto proprio, cioè mi diverto ad ascoltare sì. le mie compagne di viaggio, proprio quando insomma siamo sempre perennemente in scena, con battute, con piccoli monologhini, con spiegazioni sì. eccetera, e non lo so, è una strana alchimia, ogni tanto ci vuole, nel senso, il divertimento, il divertismon con sì. chiaramente poi quei momenti un po' più anche di intimità, anche di racconto di se stessi, quasi dolorosi, insomma, sì, perché, di confronto, certo, sì. Sì, poi le cose te le devi dire, alla fine sì, puoi prenderti in giro quanto vuoi, ma il momento della verità poi arriva. Certo, no? E poi credo che possa essere molto interessante, soprattutto per donne che sono in un passaggio esistenziale, forse fra il più bello, no? Forse fra il più bello. Con tante cose, e confesso che appunto il pubblico che viene, che è venuto, che verrà, mi auguro, è molto eterogeneo, naturalmente ci sono molte donne e molti uomini che si ascoltano queste donne, si riconoscono, si riconoscono. Guarda, credo che molti uomini scopriranno, nonostante già se ne siano dette tante, no, fra su uomini e donne, sì. eccetera, ma ne scopriranno di nuove. E ecco. Poi c'è anche il piacere estetico dell'occhio, perché parliamo di quattro belle topone anche nelle capito, questo non va, non va trascurato, no? Ma poi un'energia, confesso, Sandra veramente che insomma, ha fatto cose meravigliose, è un'energia, una dirompenza che conosciamo, a parte che è bellissima, ha una sua non lo so, è una donna che ho veramente scoperto, un fascino, ha una sua luce, emana, come no, certo. È da pochi. Infatti. E questa è la cosa più importante, perché non si perde mai di vista la persona, il fatto di essere delle persone, di avere la vita a disposizione. Qui per esempio abbiamo sotto gli occhi, che le siamo andati a scovare in internet, sì. una Lorenza Guerrieri en nature, che è una roba importante, insomma, no? Sì, Lorenza, diciamo che adesso è un po' cambiata. È un pochino cambiata, ma è molto divertente proprio in questo suo, di cui si parla nella commedia, perché in qualche modo poi nella scrittura, insomma, qualche cosa è stato, abbiamo lavorato un po' insieme agli autori. Che sono Guido Polito e Alberto Ois. Il regista è Silvio Giordani, i costumi sono di Graziella Pera, è molto importante, e abbiamo dei collaboratori, Frazzarta, fonico, elettricista, eccetera, che sono dei nostri fan scatenati. Certo. E questo è... insomma, io che ultimamente ho fatto tante cose anche divertite, divertenti, o con la musica, così, però anche molto ho fatto degli spettacoli da sola, e quindi insomma, per me è veramente una rivelazione, sì. Credo che lo sarà anche per i tanti spettatori che popoleranno il Teatro Italia a partire da domani sera, vero? E poi dopo invece io sto preparando una cosa, guarda, lo dico a te perché so che sei un appassionato. Certo. Per più avanti, per quest'estate, insomma, poi riprenderemo questo spettacolo, per cui figurati, questo avrà una lunga vita, ma su, indovina chi? Su chi? Billy Holiday. Allora, allora tu sarai un po' il consulente. Ma per non potete non interpellarmi. Esatto, e questo... Brava. Perché a parte la grandezza del personaggio, della musica, del momento storico, del momento storico per anche una cantante, una donna, sta passando un'ambulanza, si sente, rivolgo un pensiero alla persona, insomma, e anche una donna nera.
insomma, ci sono tante cose dentro ed è un po' così una sfida. Guarda, è talmente densa la vita di Billie Holiday, è talmente densa che finalmente qualcuno ha deciso di portarla in teatro. Insomma, ci proviamo, ecco, almeno una parte, perché poi sai che insomma non è così semplice raccontare tutto, ma certamente le cose... E poi è piena, è piena di aneddoti, è piena di storia dell'umanità, no? Perché certo, quella degli Stati Uniti d'America storia di una donna infelicissima con i suoi amori, con tutte cose che non l'hanno resa mai felice. Ma, sì, ma questo è un... appunto è un punto comune a molti grandi artisti che insomma vedi adesso mi viene la Amy Winehouse che insomma per me è una era una grandissima artista, un talento incredibile che c'è il disagio di vivere in questa gente, il disagio di vivere. Il disagio di vivere, guarda, è incredibile, vabbè, questa è la vita che ci riserva tanti controsensi, tante sorprese, tanti malesseri, ma insomma che vale sempre la pena di essere vissuta. Assolutamente va bene. Allora, Mita, noi ci vediamo domani sera al Teatro Italia, dove comincia per tutta una serie di programmazioni fino al 25 di marzo. Fino al 25 marzo, poi saremo a Modena, Toscania, insomma abbiamo ancora un giro, poi si riprenderà appunto la prossima stagione, quindi ci ritroveremo con Last Minute anche molto il prossimo anno. Molto bene. Last Minute con Mita Medici, Sandra Milo, Lorenza Guerrieri e Laura Troscella. Venite, perché veramente credo che ne valga la pena. Io insomma è chiaro che la mia sponsorizzazione vale quel che vale, ma in questo caso direi che è una sorta di curiosità anche per vedere queste quattro scatenate, insomma ne valga la pena, poi ci serve, così poi ci sanno dire, insomma io sono molto curiosa del responso ogni sera, no? Va del bene, okay? A domani, un bacione grande, grande, un abbraccio, grandissima, Mita Medici.